Ami il vino? Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com. Amici di Winesoundtrack, bentrovati. Oggi siamo ospiti di Villa Grazioli a Grottaferrata, un posto fantastico da dove si può ammirare tutta la nostra bella città, per l'appunto Roma, e siamo in compagnia con Rossella Macchia dell'azienda Poggio le Volpi. Ciao Claudio, buongiorno e grazie per l'opportunità che mi hai dato e ci hai dato per poter raccontare quella che è la nostra realtà. Come comincia la passione per il mondo enologico? Beh, diciamo che sono cresciuta con nonna che, quando eravamo tutti insieme in famiglia, quindi nelle feste, anche se avevo 6 anni, il goccetto di vino al dolce non mancava mai, quindi di educazione comunque alimentare se ne è sempre parlato, quindi il vino non mancava mai a tavola. Poi con l'incontro di Felice, che oggi rappresenta lo spirito enologico imprenditoriale dell'azienda, quella che era la curiosità, la passione è emersa sempre di più. Quando hai cominciato a lavorare in azienda? Ho cominciato a lavorare in azienda nel 2009, dopo aver conosciuto Felice, aver instaurato lui un grandissimo rapporto di amicizia, e un giorno mi disse, in tempi non sospetti, che voleva e vedeva in me quello che era il volto della Poggio le Volpi. Io dico la verità, non volevo assolutamente che questo avvenisse, perché sai, il timore che poi potesse venire meno oppure si potesse compromettere il rapporto di amicizia che c'era. Ho detto no, lavoro, amicizia, invece oggi no. Mi ritrovo e sono lusingata e fiera di far parte di questa realtà sempre di più. Quindi, oltre a essere il volto di Poggio le Volpi, sei anche la compagna. Sono anche la compagna di Felice, sì, lo dico con grande lusinga e gioia, perché Felice è un uomo dal punto di vista lavorativo e non solo, proprio dal punto di vista umano è un uomo lungimirante, quindi vede molto alla lunga e dà spazio, un po' un regista che sta dietro alla camera e dà delle indicazioni e poi lascia muovere quelli che sono, secondo lui, anche gli attori principali in questo caso dell'azienda stessa, quindi lasciando la possibilità di poter agire e apportare il proprio nella sua realtà. Tra l'altro approfitto per salutarlo perché lo conosco personalmente e confermo quanto ci dice Rossella in questo istante. Qual è stato il tuo percorso formativo all'interno dell'azienda? Bene, bastone e carota, tanto. All'inizio un po' proprio la gavetta, quindi messa, non dico buttata, ma messa in azienda e vediamo un po' cosa fai, vivi la realtà, fanne sempre più parte, e sicuramente l'importanza è quella di venire a conoscenza dei vini, che cosa è un vino, come si produce un vino, quindi un corso da sommelier mi ha dato comunque una grande spinta, ma la grande esperienza è vivere l'azienda stessa, quindi cercare di rubare con l'occhio, di vivere sempre più a côté dal punto di vista lavorativo Felice. Sono stati utili in azienda i tuoi studi? Beh, diciamo che io ne vengo da studi tra virgolette scientifici per quanto riguarda la maturità, perché il diploma di maturità è di liceo scientifico. Poi ho studiato medicina e chirurgia, quindi laureandomi in podologia e venendo da quello che è il mondo della medicina, soprattutto anche per passione. Però all'università ci sono alcune materie, assolutamente sì, che dal punto di vista di università possono apportare e mi hanno aiutato, sì. Beh, hai studiato podologia, quindi in effetti con i piedi si pigia l'uva, meglio di così. Eri proprio indirizzata verso questa direzione. Sì. Qual è il tuo rapporto con la natura come produttore? Massimo rispetto, quindi massimo rispetto nell'ascoltare quello che è la vigna stessa, ma anche il prodotto finale, non andandolo a denaturare, mantenendo quello che è tipico, e questa poi è la filosofia della Poggio le Volpi, la filosofia di Felice. La vigna ha una vita più lunga rispetto a un essere umano, ovviamente. Tu che tipo di prospettiva hai stabilito con la tua terra? Ma io vorrei stabilire una prospettiva, scusate la presunzione, con il Padre Eterno, perché vorrei l'immortalità e quindi da qui rimanere sempre attaccata a quelle che sono, a quello che è anche la terra. Ma io credo che le generazioni, quindi la trasmissione generazionale da anche con la terra stessa, dà la possibilità dell'immortalità, quindi una lunga vita con rispetto nel rapporto con la terra stessa. Che cosa significa per te rappresentare uno dei brand più famosi al mondo, Poggio le Volpi per l'appunto?
Ecco, già sudo, perché uno dei brand più famosi al mondo già mi prende una sorta di attacco di panico. Io vivo non pensando, tra virgolette, oddio, fai attenzione, fai, vivo la giornata e vivo la quotidianità, è molto molto easy, molto light, avendo la conoscenza di mantenere la costanza, la qualità, e comunque sia sapendo che vai a rappresentare, ma non un'azienda, non la devi rappresentare bene perché è uno dei brand più importanti al mondo, ma semplicemente perché è la famiglia e è felice. Tu stai rappresentando un'altra persona, ma non solo un'altra persona, tu stai rappresentando un insieme di famiglie, di piccole realtà che fanno sì che oggi Poggio le Volpi è quello che è. Da quanti anni fai adesso questo mestiere? Dal 2009-12. Bene, quindi già un bel percorso. Il tuo vino preferito? In base al tempo, in base alla mia, tra virgolette, voglia di degustare. Al momento sono entusiasmata dal Frascati Riserva, per quanto riguarda i nostri vini, Frascati Riserva Epos, l'annata in corso del 2018, questo vino minerale che mi regala delle emozioni uniche. Per quanto riguarda non i miei vini, io adoro il Riesling della Mosella e quindi mi diletto, specie in questo momento di chiusura dei ristoranti la sera, quindi a degustare, se riesco, a casa, per chi mi va, il bottiglie di Riesling. Quindi passo dal Trogen allo Spatlese. Ero più orientata per lo Spatlese, ma sto conoscendo dei Trogen molto molto interessanti. Il vino è un buon modello di business? Sicuramente sì. Poi dal punto di vista personale bisogna capire, forse interpretare, che cos'è il business, ma credo che oggi tutto potrebbe essere business, anche un laccio di scarpe, in base a come lo si presenta, come lo si comunica, la storia che è, tutto può diventare business, secondo me. Rossella, il tuo vino o produttore preferito, dopo il vostro ovviamente? Oddio, che domandona. Io adoro Marcus Molitor. Perfetto. Cosa pensi del biodinamico? Non sono abbastanza addentrata in materia, quindi non mi permetto di espormi più di tanto. Io penso che l'importante è lavorare con costanza, qualità e produrre vini che siano all'altezza. Che tipo di rapporto hai con la tecnologia? Non male. E con i social? Oggi sono la salvezza e sono da supporto in un momento dove la socializzazione, quindi i rapporti interpersonali per vari ed eventuali, vengono meno, quindi i social sono molto molto importanti e a supporto di questo abbiamo anche un ufficio comunicazione e stampa che mi aiutano e mi insegnano molto nell'utilizzo di questi, perché sai, sono un'arma a doppio taglio, quindi basta poco, l'eccesso non aiuta affatto, anzi stanca. E adesso una raffica di domande. Segno zodiacale? Acquario. Ti sei mai fatta leggere le carte o i tarocchi? No. Sei scaramantica? A voglia. Il tuo colore preferito? Azzurro. Hai tatuaggi? Sì. Sport preferito? Nessuno. Deduco quindi che non hai una squadra di calcio? Niente. No. Bene. Quindi sei tifosa, sì, ma della tua azienda, giusto? Sono tifosa della mia azienda, mi piace però il rugby e mi piacciono molto gli All Blacks per come per la veemenza con la quale si presentano in campo. Cosa hai fatto? No, allora, cosa fai quando non ti occupi di vino? Attualmente leggo. Qual è il momento della giornata che prediligi? La mattina presto. Qual è stata la tua vacanza più indimenticabile fino ad oggi, ovviamente? Ne parlavo ieri sera, 3 giorni a Venezia. Vino, odio o amore? Amore. Un consiglio per una serata di seduzione, che vino ordini? Io non oserei troppo, basso profilo. Per te la vacanza è mare o montagna? Allora, teoricamente mare d'estate, montagna d'inverno, ma mare tutta la vita. Che titolo daresti a questa intervista? Spicchio di luce. Ci
ci vuoi dare un'interpretazione? In realtà il nostro programma è audio, quindi voi non potete vedere la bellissima stanza nella quale siamo, da dove entra la luce del sole e la illuminano. Ti do un'interpretazione anche più ampia. In questo momento, in questo anno, tra virgolette, buio, questo è lo spicchio di luce, secondo me. Quindi avere la possibilità, mantenendo tutte le normative, di parlare con te e di fare questa intervista che raggiunge, anche se non toccando tutti gli ascoltatori, ma raggiunge tante tante persone. A tal proposito, pensando a quanto abbiamo passato fino ad oggi e speriamo di uscirne quanto prima, ricordi il momento peggiore dei tuoi lockdown, della chiusura di marzo scorso o delle imminenti chiusure? Sì. Ci vuoi dire qual è stato? Verso aprile e poi a dicembre, ma verso aprile, perché è già un mese dalla chiusura. Al di là del personale, tu sai benissimo, noi abbiamo anche una realtà ristorativa nella quale lavorano tante persone che hanno anche tante famiglie, fanno parte di famiglie, e con loro siamo, abbiamo creato quello che è una famiglia, la famiglia Poggio le Volpi. E essere sempre vicini, sentirci sempre, però sentire la loro sofferenza nel non poter lavorare, ma non solo perché fondamentalmente lo stipendio serve a vivere, ma perché amano il lavoro che fanno, e quindi vedere in loro la sofferenza ha provocato in me comunque una sofferenza, ma ci siamo aiutati l'un l'altro nel poter andare avanti. Io ritengo che il lavoro sia una fonte principale di dignità dell'uomo, e quindi quando vai a levare il lavoro ovviamente levi una parte della tua dignità. Assolutamente sì. Che domanda ti piacerebbe che ti venisse fatta? Non ne ho alcuna idea. Allora fammi te una domanda. Ma perché ti dovrei fare una domanda che è in se stessa una domanda? È un po' una cosa alla Marzullo, forse. Sì, penso di sì. Bello, un po' marzulliano. Senti, ti è piaciuta la nostra intervista? Ma direi, e non è scontato, sì, molto, perché è molto familiare. Bene, Rossella, dacci un voto da 1 a 10. 10. Sei stata sincera? Sì. Ok, pensavi... Sincera 10. Bene, allora intanto pensavi sicuramente che la nostra intervista fosse finita. In realtà c'è il nostro giochino finale, nel quale io ti darò il nome di un vitigno e tu me l'abbinerai a una canzone. Sei pronta? No, però vai. Malvasia puntinata, giusto per giocare in casa. La primavera di Betue. Bene, allora abbiamo anche un Riesling. Questa è tosta. Un Riesling. Sì, viaggiare di Lucio Battisti. E quindi evitando anche le buche più dure, come suggeriva. Assolutamente sì. Bene, adesso lo Chardonnay. Nessun dorma. Pinot Noir. Ma perché tutte domande così difficili? Ma titoli non ne ho, però qualcosa di... una musica da camera. Perfetto, chiudiamo con il ruffiano, il Merlot. Qual è la canzone di Battisti? Che l'8 marzo il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Benissimo, allora dopo questo, diciamo, epilogo gelataio, vuoi ricordarci e darci delle indicazioni per raggiungere la tua azienda e quali orari rispettate, per l'appunto anche l'attività di ristorazione che fate? Come no, siamo attualmente aperti dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12 per la vendita e dalle 12.30 alle 15.30 per potervi accogliere nella realtà ristorativa di Epos, il bistrò. Grazie mille Rossella. Grazie a te Claudio. Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter, oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com.